Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo video. Scusatemi la postazione, ma ho appena sono a finire a fare pulizie e fuori fa un freddo cane e siccome ho messo a posto anche il mio bagno, ho deciso di farvi il video tutorial sulla mia postazione make-up. Allora ragazze, io sparisco, ma sono sempre qui con voi che vi descrivo le cose. Allora, questa è la mia postazione make-up, ve la faccio vedere tutta per lungo, con questa grandissima specchiera ed è il secondo bagno di servizio. Praticamente questo bagno lo utilizzo solo io perché ve lo faccio vedere, cioè dietro c'è la vasca, qua c'è tutte le mie cose, guardate qua c'è la vasca. Qua c'è un mobiletto di plastica dove ci sono tutte le mie cose, lì c'è il bagno con Cosmopolitan e adesso vi ho fatto fare un bathroom tour. Allora, la mia postazione make-up è molto semplice, anche perché il posto è quello che è e quindi non è che mi posso allargare più di tanto. Allora, iniziamo dall'angolo. Allora, qua ho questo cestino molto carino dove qua ho attaccato tutte delle mollette, vedete, con le piume che utilizzo per fare le acconciature e dove dentro ho i prodotti per la pulizia del viso. Allora qua ho le salviette, quelle scrub in pilla di Kiko. Qua ho il Solution Beavers, questi sono praticamente i dischetti di ricambio, mentre qua c'è proprio la macchinetta in essere. Dentro poi ho un paio di orecchini che non potevo mettere lì, ho lo spray che sto utilizzando adesso per i piedi, lo tengo qui perché qua c'è proprio la porta, quindi appena esco le posso mettere. E poi per finire il burro corpo dell'SBC, quello ai frutti rossi, che lo tengo qui perché è una cosa rara e la voglio utilizzare solo in casi di estrema emergenza. Poi spostandosi qua ho il mio bicchiere, è un bicchiere dell'associazione Il Girasole, che è un'associazione di qui di zona mia, dove qua ho messo praticamente tutti i pennelli. Allora, ho il pennello, quello comprato da H&M, dove c'è quello per il fondotinta e quello per il contouring. Poi ho il pennello di Pupa, che è quello per l'illuminante. Ho il pennello di Kiko, quello a fibra, quello appunto per il fondotinta, che è il numero, mi sembra, 106, che è già utilizzato e mi ci sono trovata benissimo. Poi ho i pennelli per ombretto, quelli a lingua di gatto con lo spugnino di Avon, il pennello per fondotinta, questo qua di Avon. Poi ho il pennello di Kiko, quello doppio che mi avete visto acquistare nell'ultimo video haul. Poi ho il pennellino per le sopracciglia, il pennellino angolato, poi ho il pennellino, eccoci qua, quello per sfumatura di H&M. Allora, poi qui accanto tengo il mio kabuki, quello grande di H&M, ecco c'è scritto, che è quello che utilizzo per la cipria. Allora, passando accanto, qua c'è un piccolo beauty, vedete, molto piccolo, colore lilla, dove praticamente dentro tengo elastici, mollettine, forcine, tutte le cose, insomma, per sistemarmi i capelli. Andiamo a questo punto al mio mobiletto azzurro, eccomi qui, ci sono io, ciao, dove diciamo è il mobiletto dove tengo tutte le cose di make-up. Allora lo sposto un pochino per farvelo meglio vedere, più che altro perché c'è la luce, eccolo qua. Allora qua è questo scompartimento diviso in due, questo mobiletto l'avevo comprato tanto tempo fa Stefano, non ricordo neanche quanto l'avessi pagato, comunque ci si trovano anche a IKEA, alle Leroy Merlin, si trovano da tutte le parti. Allora, in questa parte qua, scusatemi, le occhi, allora ci sono, la maggior parte sono di Avon, per esempio questa qua è viola, questa qua è verde, poi ho, questa è la matita, quella per le sopracciglia, qua ho la Super Shock di Avon, qua ho la matita di Color Trend, quella bianca, poi qua ho una Glimmer Stick Diamond nera,
Poi qua ho comunque sempre una matita nuova, l'ho messa qua perché non mi c'entra nel cassetto. E poi ho questa matitona celeste che è quella dei di Kiko, quella nuova. Poi è dell'Essential, è il gel, quello per praticamente per pettinare le sopracciglia. Poi qua ho il mio mascara che in questo momento sto usando il Super Magnify, che è anche quello che ho messo all'interno del vostro giveaway. Poi ho il mascara quello azzurro di Color Trend di Avon, che non mi sta piacendo per niente, però vabbè, altri dettagli. Prenuovo ho il mascara questo qua di Essence. Poi ho il Mega Effect di Avon, che comunque sta anche quasi a fine. E notizia delle notizie, sono riuscita a terminare tutto lo stock dei miei mascara. Cioè, una volta finito questi che ho qua, non ne ho veramente più. Poi qua ho i miei rossetti. Questi sono i rossetti che sono ancora chiusi perché praticamente non mi piace aprirne tanti per poi portarli in scadenza e quindi cestinarli. Comunque sono i rossetti, quelli della Ultra Color Rich. Eccoli qua. Poi ho un lucida labbra, che è questo qui che mi avevano regalato per il mio compleanno, di Fruttigelli. Mette per sopracciglia, che ne ho trovate una quantità industriale, più ci sono anche quelle che ho comprate nuove di Essence. Poi ho questo rossetto qui, che è quello dell'Extra Lasting, che è in questa colorazione qua, rosa, molto molto carino. Poi per finire qua ho quello per le sopracciglia dove c'è il colore e la cera, compreso il pennellino. Scusate, sono un po' sporchi, ma li uso. E questa è la colorazione soft brown. Poi passando qua ho tutto il necessaire per il viso. Allora, qua ho il campioncino della CC Cream di Clinique, che avevo trovato in Glamour e che ancora non ho utilizzato. Poi ho la mia base viso di Kiko, la Matte Base. Poi ho la mia cipria di Color Trend, quella è la Translucent, la solita che utilizzo e che mi vedete sempre utilizzare in tutti i video. Poi ho un campioncino della CC Cream di Bottega Verde, che anche questo non ho utilizzato. Poi ho la palette dei correttori di Gilliam Damping, che sta quasi finendo, infatti i due colori stanno già esaurendo. Poi qua ho il blush, questo qua nella colorazione Earth and Rose. Poi ho il mio correttore di Color Trend nella solarità Light, che come vedete sta quasi finendo. E infatti ho già messo, visto che ho messo a posto il correttore, quello nuovo di Kiko, che è questo qua, Skin Evolution, nella tonalità 3. Poi ho il correttore, quello della Clair Skin, quello praticamente contro i brufoli, che eccolo qua, questo praticamente è quasi nuovo perché lo utilizzo veramente poco. Poi ho la mia spugnettina, quella di H&M, per dare il make-up, la punta del tempera matite, un'altra spugnettina triangolare, e poi qua ho il correttore, quello verde della Calming Effect. Poi passando al cassetto sotto, allora qua trovo i prodotti per finire la mia base viso. Allora qua ho questo è l'illuminante, quello di Pupa, che mi avete visto in un video haul, ed è questo qua, molto molto bello, mi piace veramente tanto. Poi qua ho il mio fondotinta della Calming Effect, che era finito e io dentro ci ho travasato quello praticamente nel tubettino di plastica. Comunque poi ve lo farò vedere nei prodotti finiti. La colorazione è la stessa, mi trovo meglio in questo tubetto di vetro e quindi ce l'ho trasferito. Poi qua ho lo Stay Matte, no, scusatemi, l'All About Matte di Essence, che è quello qua nella colorazione 20, che già l'ho usato visto che ho finito appunto gli altri due fondotinta, e mi sta piacendo veramente molto. Poi qua ho il blush della Maybelline, il blush minerale della Maybelline. Qua ho il blush in crema di Essence, sta quasi a fine, cioè ce n'è veramente pochissimo.
penso di riuscire a finirlo entro fine mese. E infine qua di Essence ho il prodotto per allungare le ciglia, quello il volumizing, che a me piace veramente veramente molto. L'ho messo qua perché altro posto non avevo. Nel cassetto di sotto ho messo diciamo tutti gli ombretti che sto utilizzando. Allora qua ho la base I Love Stage di Essence, mentre qua ho la base occhi, tutto base occhi, scusatemi, ho la base occhi, quella lì di Avon, che comunque guardate sta anche questa quasi a fine, quindi prevedo di finirla molto molto presto. Poi come ombretti, allora qua ho l'Avon, il Super Shock di Avon, colorazione blu, bellissima. Poi ho l'Ice Orbit di Essence nella colorazione 02, che è il rosa, ve lo faccio vedere perché è molto molto carino. Comunque lo trovate nell'ultimo video haul dove c'è i prodotti Essence. Poi ho un pigmento di Color Trend nella colorazione nero, non ve lo so aprire perché sennò faccio del disastro. Ho questo bellissimo ombretto blu di Pufa, che avevo acquistato diciamo molto di recente, che è il numero 601. Poi ho questi brillantini occhi neri e poi ho questi ombretti minerali di Avon in questa colorazione che è Plumtastic, dove c'è un rosa e un viola. Poi ho una palette, questo ombretto qua, eccolo qua, di Essence, l'Eyeshadow, nella colorazione 5 Party All Night, molto molto carina. Poi ho dell'Essential, ho questo ombretto, lo 02 Fantasy, che è questo bellissimo colorazione, bellissimo colore diciamo blu turchese, e questo qui sono quello wet and dry, cioè che possono usare sia da asciutto che da bagnato. Poi ho di Avon questa palettina a due colori della True Color, colorazione qua rosa e viola, che comunque è nuova e ancora non ho utilizzato. Allora, la colorazione è la Retro Glamour. Poi ho altre tre palettine, quelle a quattro colori, e ho la Vivid Vax, che è questa, ragazze, che io veramente stra adoro, dove c'è un grigio, un viola, un prugna e questo blu bellissimo. Poi ho quest'altra della Pink Sand, infatti c'è un rosa più scuro, un marrone chiaro e un marrone scuro, molto molto bella. Poi e che è la eccola qua, e che è la Easy Lagoon, dove c'è questo celeste, il bianco, un grigio e un nero. Molto molto bella queste palettine. Dicevo, mi scuso tantissimo se le confezioni sono un po' sporche, però ovviamente questi sono tutti i trucchi che uso e quindi è matematicamente impossibile che rimangano puliti. Poi nell'altro cassetto, ecco qua, ho tutta la mia scorta di matite. Allora, qua ci sono le Glimmer Stick Diamond in varie colorazioni, che comunque sono nuove e chiuse, che le utilizzo tipo se qualche mia cliente me la chiede urgente, io già ce l'ho pronta. Poi qua ho una matita occhi della, mi sembra sia della Stardust, questa colorazione blu, questa è aperta quindi la sposto di sopra così almeno la finisco. Poi ho queste altre matite nuove, ho la matita nuova bianca di Pufa, questa qua di Color Trend che è la viola, e poi ho questa qua sempre di Color, ok. Poi per finire ho l'ultimo cassetto dove c'è un po' di chincaglieria, c'ho la spazzola quella piccolina piegabile, ho dei braccialetti, ho altre mollettine che ottengo sempre qui a portata di mano, ho due spill, insomma un po' di cose. Poi mi trasferisco più in qua. Allora, qua ho un contenitore della Just, dove dentro c'era il brush essence, come si chiama, quello là, che io ho tolto il brush essence ed ho riciclato il contenitore, dove dentro praticamente ho messo tutte le spazzole, qua c'è un mollettone, eccetera eccetera. Poi
Poi, spostandoci di qua ho la scatola dei mille segreti, dove allora dentro ho messo la palette, quella di Sephora, con i due colori nuovi, guardate quanto sono belli, sono veramente stupendi. Poi qua tengo praticamente le cose che utilizzo di più, tipo la fascia per capelli, ce n'è un'altra ma ce l'ho in testa. Poi ho la skin drink di Lush, eccola qua. Ho questi duschetti rivitalizzanti al ginseng per gli occhi stanchi. Poi ho un pacchetto di fazzoletti. Qua ho la colla per unghie di Essential di Studio Nails, che la utilizzo tipo se mi si rompe un'unghia, se mi si schiaccia. Poi qua ho allora uno smaltino trasparente della Nail Wear Pro, la colorazione è clear, infatti è quello trasparente, ve la faccio vedere, è quello trasparente che utilizzo come base sulla mia unghia quando tipo sono da sistemare. Poi qua ho la mia maschera per il viso, in questo momento sto utilizzando questa qui della Planspa ai fiori di loto thailandesi. Ho poi il mio deodorante, adesso sto utilizzando questo qui della Slipinto a rotellina. Poi ho il siero viso, che sto utilizzando quello della Planet Spa. Qua ho il profumo per capelli della Naturals, dell'Ave Naturals al lampone e ibisco. Qua ho il contorno occhi, io adesso sto utilizzando questo qua della Solution, della Truly Radiance. Ho la crema per i piedi, questa qui alla papaya, che è veramente ottima. Ho lo spray lucidante dell'Advanced Technique. Poi ho questo campioncino che è olio di argan, che mi ha dato la parrucchiera e che sto aspettando praticamente di finire la boccettina del mio olio d'argan per mettercelo dentro. E poi qua ho una crema viso di Bottega Verde che si chiama Hyaluron Plus. Poi per finire, cioè andando avanti, scusate, qua ho le mie salviette struccanti. Allora, queste sono quelle struccanti, sono Nicole, che sono 40 salviette, già ve ne ho parlato e niente. Mentre qua ho queste che sono le salviette multiuso, sto utilizzando queste qui della Huggies che mi stanno veramente piacendo molto. Poi andando avanti, qua ho i miei dischetti struccanti. Allora, questi sono questi The MAC Up Duo Plus, sono molto molto buoni, guardate, sono fatti con questo intreccio molto molto buoni, mentre qui ho i cotoncini, che è la roba del genere, extra morbidoso, ma fanno veramente schifo, infatti li ho qui cercando di finirli per non riacquistarli più. Poi qua ho i contenitorini vuoti, quelli dei full mini size, che utilizzo per quando vado via, ci travaso le cose. Per esempio, l'ho fatto giusto oggi, ho travasato qua, vedete, uno shampoo, il bagnoschiuma, quindi questo qua con le etichette shampoo e questo è bagnoschiuma. Li ho travasati appunto per portarmeli via quando ora dovessi andare via. Poi qua ho il mio schiarente della Schultz, che mi avete visto acquistare in uno degli ultimi video haul, mentre qua ho aiuto, le strisce depilatorie della Depil Soap. Le sto utilizzando, non mi stanno piacendo per niente, ve ne parlerò poi nel video dei prodotti finiti. Poi qua questo era un porta accessori di Avon, dove qua ho una fascia per capelli, una salvietta, diciamo, quella per rimuovere il trucco. Ho una lima che, perché la roba per le unghie, visto che mi faccio il gel, non la tengo a portata di mano, ma la tengo nascosta in un la tengo insomma praticamente in un armadietto, nell'armadietto, e quindi qua tengo solo la lima in caso proprio di emergenza. Qua ho gli sticker adesivi e eyeliner, che mi stanno veramente piacendo tanto. Qua ho lo struccante occhi della Eyebrow Shade, che come vedete sta quasi a fine, mentre qua dietro ho messo il tonico di Venus, il latte detergente di Venus e qua questo struccante del Giardino Cosmetico, che è uno struccante occhi. Poi qua ho la mia collezione di profumi e qua ho una scatolina dove dentro ho però tutti i campioncini da utilizzare o da testare. Poi per finire, allora ho questo cassetto qua, dove dentro ho diciamo un po' di scorte. Allora, qua ho i cotoncini, qua ho due BB Solution nella tonalità questa qui, quella,
medium, che però le ho accantonate perché d'inverno preferisco utilizzare il fondotinta. Qua ho tre fondotinta nuovi, ho l'Avon Magic Kicks nella colorazione nude, questo fondotinta nella colorazione light medium del Lidl Flowers e poi per finire ho questo qua nella colorazione honey della Calming Effect. Poi ho praticamente ecco, un altro Avon Super Shock nella colorazione Shimmering Sapphire, che è quella blu che vi ho fatto vedere che ho nel cassetto, non ve lo apro così mi resta nuovo. I due blush, eccoli qua di Essence, quelli che mi avete visto acquistare nell'ultimo video haul. Ho le mie ciglia finte con la mia colla da ciglia finte. Quella di Kiko, il brush cleanser, che è il pulitore per pennelli. Poi ho sempre della Clear Skin in scorta, un correttore quello per i brufoletti. Poi ho sempre di Kiko, ho il top coat matte 3 in 1. Poi qua giù dietro ho, vedete, i spugnettine, cotoncini e ho in scorta, ho messo una crema viso della Solution l'Hydra Beyond. Allora ragazze, la mia postazione make-up è finita, so che non è molto, ma lo spazio avete visto è quello che è, i prodotti sono quelli che sono e sto cercando comunque di smaltire. Vi ricordo che non è finito qui perché qua c'è questo mobiletto qua che è praticamente pieno. Allora io vi mando un bacio a tutte, ci vediamo al prossimo video, ciao!